Buongiorno a tutti ragazzi, allora, il giorno dopo. Allora, io non voglio far passare il messaggio che sia solo colpa di De Sciglio della sconfitta ieri, eh. Ha fatto un errore gravissimo perché poi ha sbilanciato la propria squadra e in difesa c'erano sì 5 che marcavano contro 6 della Lazio, uno di questi era Bernardeschi che non è un marcatore di certo. Comunque, è una sconfitta che deve farci riflettere e far riflettere tutti. Le critiche ci stanno, gli insulti no. Nel senso che, ok, ci sta magari nell'enfasi della merda di ieri dire guarda quel coglione lì, ma anch'io durante la partita lo dicevo, ragazzi, siamo tifosi, ok, siamo tifosi, però poi bisogna analizzare bene. Ieri io non ho offeso, mi sembra, giocatori, poi magari posso anche sbagliarmi, ma era appena finita la partita e magari mi sono scagliato troppo su De Sciglio, però non mi sono scagliato solo su De Sciglio, anzi, ho fatto vedere, secondo me, quali sono le nostre lacune. A parte il discorso difesa, perché, come ho detto ieri, non voglio rompicazzo che mi rompono le palle tutto l'anno, a ogni cazzo di non vittoria. Ma se ci fosse stato Bonucci, ma questo. Bonucci non c'è. Ok, e ricordiamoci, ripeto, che è la Juve ad aver fatto grande Bonucci, non viceversa. Perché quando è arrivato Bonucci era il fratello scemo di Ranocchia, ricordiamocelo, perché Ranocchia era valutato in maniera molto più positiva rispetto a Bonucci. Adesso Bonucci sappiamo che fine ha fatto, cioè che fine ha fatto, nel senso che quante vittorie ha fatto con noi, e sappiamo Ranocchia che fine ha fatto. Quindi. È inutile, secondo me, cioè, prima di tutto ci vuole un terzino, un centrocampista. Ma a parte gli acquisti, c'è un gioco di squadra da organizzare. Perché il calcio è un gioco di squadra, non è come FIFA, metto un centrocampista, levo un centrocampista, o cambio modulo, metto un centrocampista in più e levo un attaccante e quant'altro e sicuramente faccio meglio. No. È un discorso proprio di collettivo. È un discorso che deve partire sì dal portiere, dalla difesa, dal centrocampo e dall'attacco, ma deve esserci un'unione che ieri non ho visto, ma in tutta la preparazione estiva non ho visto, perché i gol col Paris Saint-Germain, ad esempio, sono stati colpi singoli. Col Barcellona il gol calcio d'angolo, ieri la stessa cosa, col Tottenham non abbiamo fatto gol, cioè ragazzi. È proprio un discorso di collettivo. Che in questo mese quello che mi ha fatto preoccupare è che non la sconfitta della Supercoppa italiana, che sapete come la considero la Supercoppa, ma non aver visto miglioramenti da qua a un mese. Questo è perché come condizione fisica parlo. E secondo me sarebbe anche ora, durante l'estate, di fare carichi meno pesanti. Perché vedo che Barcellona e Real Madrid non li fanno così pesanti e poi alla fine una o l'altra comunque vincono a fine anno. Non è normale che ogni volta che noi arriviamo in finale di Champions League poi iniziamo da schifo e non è detto che poi riesci a recuperare, poi come è successo 2 anni fa. No, non sempre è Natale, perfetto. Real Madrid ha vinto una Champions e l'anno dopo ne ha vinta un'altra, tanto per dirvi, quindi ne ha vinto anche la Liga. Ecco, io una cosa, allora, a chi critica ci sta, la critica costruttiva ci sta, non ci sta, cioè io ho espresso ad esempio anche il dubbio che Allegri sia rimasto perché secondo me non avrà le stesse motivazioni, sono dell'idea che un allenatore in Italia, parlo, deve rimanere al massimo 3 anni, questo è. Però da qua a insultarlo ogni cazzo di volta ce ne passa, cioè ci sta anche criticarlo aspramente, magari l'insulto durante la partita ci può anche scivolare, però a mente fredda bisogna ragionare. Allora, ci sono delle cose che devo dire anche contro gli anti-juventini. Perché? Perché poi i napoletani si incazzano quando io dico qualcosa contro di loro.
Ho avuto napoletani che mi hanno confermato che a Napoli ieri ci sono stati fuochi d'artificio per una Supercoppa persa dalla Juventus, ma fatevi schifo da soli. Poi ci sono dei personaggi, pagine Facebook e youtuber anti-juventini che fanno video come se avessero vinto la Champions League, la loro squadra di merda che perde contro gli israeliani del Beersheba che ha fatto cagare e fa cagare da 6-7 anni. Va bene. Che. Io non faccio mai video contro quando una squadra perde, tra l'altro. Magari tiro qualche frecciatina, ma in un video dove parlo ju di Juventus principalmente, sicuro non faccio due video, 30 video o 700 video o 400 post, perché poi leggo pagine che dovrebbero essere anche, non dico, però parlare di calcio e fanno post contro la Juventus quando perde. Ho capito che è un evento eccezionale che vi fa godere, però insomma dai. Poi ci sono anche Juventini e gruppetti del cazzo Juventini dove sono gestiti da bambocci che hanno finito di succhiare le tette della loro madre ieri e pensano di essere chissà chi solo perché collaborano con qualche pagina importante. Insomma. Vabbè, sfottono, sputtanano, cioè. Vabbè, purtroppo anche noi abbiamo le nostre merde in casa, sicuramente, e la maggior parte non è per andare contro ai ragazzini di adesso, però la maggior parte sono così, sono di questa generazione qui e di quell'età, perché adesso purtroppo una volta per essere un qualcuno ai miei tempi, quando avevi 15 anni là, quando li avevo io, devi farti un culo così, ma nella vita reale. Adesso pensano perché hai una pagina Facebook o un canale YouTube o quant'altro di essere qualcuno. Infatti, io non penso di essere nessuno, penso solo di essere un ragazzo, un uomo, quello che volete, che parla di calcio, di Juventus con voi e basta. Però, siccome questo è il mio canale e quella è la mia pagina Facebook, blocco che cazzo voglio io, dato che ci metto la faccia e voi non ci mettete un cazzo, quasi neanche il nome e cognome perché vi vergognate probabilmente di voi stessi. Vabbè, a parte questo, io niente, null'altro da aggiungere, solo che a parte lo schifo in generale, mi fanno sempre lo stesso schifo gli anti-juventini che godono, ma schifo, ma neanche più tenerezza perché comunque poi ci si lamenta, l'odio nel calcio, la violenza, questo e l'altro, poi sono i primi a incitare all'odio verso una tifoseria e questa è la dimostrazione. Ok. Vabbè ragazzi, io vi auguro buon inizio di settimana a tutti, buona giornata, domani è Ferragosto, vabbè. Comunque niente. Bisogna ragionare e bisogna ripartire dalla sconfitta di ieri, ma ripartire subito, perché se arriviamo sabato in questa condizione qua, rischiamo anche in casa contro il Cagliari di fare una brutta figura, eh. Ieri la cosa che mi è piaciuta di più è qua dimostra di essere meglio di un Tevez o di soprattutto un Pogba, che ha usato la 10, che Pogba io avevo detto, vabbè, se usa la 10 io non mi scandalizzo, però avevo detto secondo me non è un leader. Dybala è molto più leader di lui e lo dimostra il fatto che a parte le parole che ha detto ieri, io se Agnelli vuole io rimango qui per sempre, che queste parole le porta via il vento, voglio i fatti, caro Paolino. Però lui ha detto una cosa importante, ha fatto doppietta ieri, ci ha salvato il culo al 91esimo, poi abbiamo perso comunque 3-2. Però lui ha detto, nonostante i due gol, io della mia prestazione non sono assolutamente contento. In settimana devo lavorare il doppio per tornare il Dybala che voglio essere. Tanto per dirvi l'umiltà di questo ragazzo. E l'umiltà, caro Paolino, ti porterà distante se continui ad avercela e soprattutto impara a usare un po' il destro. Ecco, solo quello ti domando. Buona giornata a tutti e sempre fino alla fine. Forza Juventus.